Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise, soprattutto buon Ferragosto a tutti. Il Campobasso sta continuando nella marcia di avvicinamento alla nuova stagione. Sabato i rossoblù hanno affrontato in amichevole la primavera dell'Ascoli. Al termine abbiamo avvicinato il tecnico. Buone risposte dall'amichevole contro la primavera dell'Ascoli? Sì, è stata una partita allenante, dai. Usciamo sempre a pressarli come DNA nostro, è stata una partita allenante sotto questo punto di vista. Poi qui sinceramente in questo caso si fa un attimo fatica, però va bene, è stato uno step importante, abbiamo recuperato tante palle ultra offensivo, cioè abbiamo fatto rigori, gol, va bene, il primo mattoncino l'abbiamo messo come mentalità. Sembra che le indicazioni sue nei confronti della squadra siano recepite, siano assimilate dopo 3 settimane di ritiro. Sì, di questo sono contento e soddisfatto e penso che questo già è uno step importante. È normale, dobbiamo oliare certi movimenti, dobbiamo, in fase di possesso secondo me abbiamo possibilità di fare meglio, però non è che si può avere tutto subito, anche perché veniamo da carichi importanti, però la squadra secondo me è bella da vedere con questa pressione, questa voglia di andare a combattere, andare a rubare sempre palla, a ripartire velocemente, perché è normale, se rubiamo palla ultra offensiva, come si è visto, riusciamo a fare gol, rigori. I ragazzi sono spugni sotto questo punto di vista, sono soddisfatto di questo primo pezzo di ritiro. Sono ancora in corso delle valutazioni sulla rosa, da quanto ci ha detto il direttore sportivo, due under potrebbero entrare, altri due forse potrebbero essere in uscita, più la situazione di Ricciardi. Sì, va bene, sugli Andre si sa, è un percorso di crescita, queste partite servono per valutarli. Via, Ricciardi purtroppo c'è questo problema familiare e dobbiamo trovare un degno sostituto. Dispiace perché lui si era inserito bene, stava col gruppo bene, però magari questa cosa ci fa aprire un'occasione, magari un'opportunità, magari importante, però vedremo. Un'ultima cosa, abbiamo visto in amichevole fare il difensore anche allo stesso Corvino, quindi un segnale importante, insomma, anche di mentalità, esprime un concetto di mentalità questo. Sì, di mentalità, di voglia di fare bene. Penso che non era scontato vedere Corvino esterno con questa umiltà. Per me lui è un giocatore, è il classico giocatore 10 più 1, quello che ci può fare un 9 più 1, come vuol dire, è quello che ci può magari spaccare le partite. Sono contento per come si è inserito, però è normale. Da lui mi aspetto sempre giocate importanti come da Di Nardo, da Ripa. Sono quei giocatori che, anche se giocano da 8 o da 9, non mi accontento mai. Il Termoli, dopo le ottime indicazioni arrivate nelle amichevoli, continua a lavorare in vista del primo impegno ufficiale, quello del 27, il derby con il Campobasso di Coppa Italia. Il match contro il Casal Bordino è stato utile allo staff tecnico del Vasto Girardi per valutare la condizione tecnica e fisica del gruppo. Alessio Bifina, allenatore del Vasto Girardi, 1-1 in questo test amichevole con il Casar Bordino. Che cosa ha funzionato e che cosa no in questa partita? Ma innanzitutto sono partite dove cerchiamo di dare minutaggio a tutta la rosa, cioè non voglio assolutamente fare differenze fra primo e secondo tempo, nel senso che se facciamo un lavoro con 22-23 persone dobbiamo dare la possibilità a tutti fino a prima di Ferragosto per valutare anche tanti ragazzi che sono aggregati con noi. Infatti anche il secondo tempo abbiamo cambiato i doppi terzini, abbiamo cambiato un po' tutti, appunto per dare la possibilità di farsi vedere, anche perché qualcuno magari essendo aggregato mi deve far vedere qualcosa di buono se vuole rimanere con noi. Poi per quanto riguarda il primo tempo abbiamo fatto delle buone cose, è normale, dobbiamo sempre migliorare, essere più incisivi. L'unica cosa è, ecco, il secondo tempo, quando magari la partita ha preso un senso un po' più caratteriale, cioè noi dobbiamo assolutamente sbattercene quasi le scatole della partita in senso caratteriale, ma dobbiamo continuare a giocare per poi avevamo 10
quasi 10 under, 2005 sugli esterni, 2004-2007 in mezzo, quindi è stato prima, ecco, di Ferragosto, ancora siamo, ecco, valutiamo tutti i giocatori nel complesso, tutto qua. A livello di intensità a questo punto della preparazione, però si è visto una squadra sempre sul pezzo e concentrata. Ma sai, mi interessa nel momento dare minutaggio perché abbiamo fatto 19 allenamenti doppi, dove i ragazzi ora dovranno un po' smaltire il lavoro, dato che il campionato non inizierà più il 27 ma inizia il 3, quindi è slittato, avremo modo di alleggerire il lavoro e poi per partire in maniera decente durante il campionato. Ultima considerazione, sarete sicuramente spettatori interessati del turno preliminare tra Campobasso e Termoli, la vincente affronterà voi, quindi sono due squadre che terrete molto d'occhio. Ma è normale, prima giocheranno Campobasso e Termoli e noi affronteremo, penso, la vincente. Quindi saremo attenti osservatori a tutte le cose e poi cerchiamo sempre di stare alti, a testa alta, in modo tale da affrontare tutti col massimo rispetto, ma giocandocela alla pari, ecco. Ultimissima, che idea si è fatto del girone che andrete ad affrontare, che bene o male si sta delineando? Ma questa è una bella domanda, se lei è così informato da dirmi, ecco, il girone, sarei felicissimo lei me lo dicesse in anteprima, però fondamentalmente, ecco, in questo momento, ecco, posso prendere, non lo so, le laziali, le campane, Marche, le abruzzesi. Cioè, andremo a affrontare un campionato da 17-18 squadre e quindi vediamo un po', chi ci tocca. Per questo caratterialmente, ecco, deve essere una squadra che affrontiamo tutti con lo stesso spirito, con rispetto ma con dignità e determinazione, tutto qua. Sul sintetico del Prete, il Venafro ha testato lo stato di forma del Matese. I ragazzi di Urbano, alla terza uscita precampionato, hanno avuto modo di affinare ulteriormente i meccanismi in vista dei primi impegni ufficiali. Alessio D'Andrea, attaccante dell'FC Matese, seconda amichevole stagionale dopo quella con il Sesto Campano, è arrivata anche quella del Venafro, proprio a ridosso del Ferragosto, quindi la vostra preparazione che procede, malgrado comunque il caldo, ti stai ambientando insomma con questo staff, con questa squadra? Con il gruppo mi trovo molto bene, lo staff già lo conoscevo dall'anno scorso, il mister ovviamente ci conosce una buona parte di noi e alla fine è stato un buon test oggi contro una buona squadra, il Venafro, e ci prendiamo questi 3 giorni di recupero per ritornare ancora più forti, diciamo. Sì, avete anche più tempo perché se non erro il primo turno di Coppa Italia osserverete già il riposo e attenderete poi l'avversario. Sì, il primo turno sarà verso fine agosto, dopo verso l'inizio del campionato avremo altre buone 2 settimane, quindi avremo tutto il tempo con il giocatore e lo staff di iniziare un buon campionato quest'anno. Tu vieni da una società blasonata come quella del Frosinone, di sicuro un settore giovanile all'avanguardia che hai avuto, insomma, la fortuna di vivere, di cogliere poi tutti gli spunti di questa esperienza. Ovviamente ci sono belle differenze, vengo dal settore giovanile che si affacciava alla primavera, barra prima squadra, qui abbiamo invece, ci affacciamo nel mondo dei grandi, nel calcio dei grandi, un'alta velocità di gioco, mi sto ambientando molto bene, però piano piano riusciremo a fare grandi cose insieme con lo staff e con i compagni di squadra, diciamo. Anche perché, insomma, hai dei bei colleghi come Orlando, come Napoletano, come ti trovi con loro? Su questo sono molto fortunato, sono giocatori di esperienza, fanno questa categoria già da molti anni ed è questa è stata, diciamo, la mia prima scelta che ho voluto fare, proprio venire qui e giocare con chi ha più esperienza di me per imparare soprattutto qualcosa da loro per il mio futuro soprattutto. Calcio regionale, il Ripa Limosani sta costruendo una squadra di qualità per ben figurare nel prossimo campionato d'eccellenza. L'ultimo arrivato alla corte di mister Bentivoglio è il terzino Luca Tizzani, lo scorso anno in forza al Campobasso. Ciclismo, questioni burocratiche hanno praticamente impedito al gruppo sportivo di Oratino di organizzare una settimana fa il trofeo ciclistico Oratino, questioni burocratiche veramente particolari, insomma la prefettura di Campobasso
ha secondo noi veramente toppato in questa circostanza, ma insomma abbiamo raccolto il rammarico dell'amministratore di Socio. Roberto De Socio, dell'amministrazione comunale di Oratino, non si correrà il 42esimo giro ciclistico che porta il nome del paese per problemi legati alle autorizzazioni. Qual è stato il disguido? Ma il disguido è stato questo avvallamento che, come potete vedere, è innegabile, ma non mi sembra talmente evidente e grave da non poter consentire lo svolgimento della gara ciclistica. Ovviamente insomma, ci sono gli organi preposti che danno queste autorizzazioni, quindi io non mi voglio sostituire a loro, però credo che il problema potrebbe essere risolvibile già segnalando con del personale il pericolo, però ripeto, è un qualcosa che va a creare un chiaro danno d'immagine sia alla società sportiva che organizza questo evento da 42 anni, quindi è un evento storico, ma anche a tutto il paese, perché ovviamente vengono tante società da tutta Italia che hanno prenotato ristoranti, quindi c'è anche il discorso appunto economico che in qualche modo va a sovrapporsi al danno d'immagine per la società. Diciamo un vero peccato, proprio perché, come dicevi tu, era tutto organizzato, tutto pronto, insomma mancava pochissimo allo svolgersi della gara. Sì, effettivamente è veramente un peccato, speriamo che queste situazioni si possano risolvere nel futuro, anche perché se questo avvallamento è un problema per lo svolgimento di una gara ciclistica, dovremmo rinunciare a questi eventi in tutto il Molise, perché insomma le strade, il mando stradale non è che viene rifatto ogni anno dappertutto, per cui speriamo che in futuro si possa trovare una soluzione per risolvere il problema. Volley di Serie B, l'Energy Time Spike Devils ha confermato Francesco Mottola, Jolly Rosso Blu, che garantirà a coach Maniscalco un'ulteriore importante opzione e naturalmente da inserire in un organico di qualità. Torniamo a parlare del campionato d'eccellenza. Il Boiano punta a confermarsi dopo i buoni risultati ottenuti nella passata stagione. La squadra intanto, sotto l'occhio attento del tecnico Gianni Ruberto, ha iniziato la preparazione. Savino Gianni Ruberto, insomma, per noi che mangiamo pane e calcio posso dire finalmente si riparte, è iniziata la nuova stagione del Boiano ufficialmente. Sì Fede, finalmente, sono le prime parole che ho detto ai ragazzi, finalmente si riparte, finalmente calcio è giocato, l'estate per noi allenatori è sempre un po' tra virgolette pesante, tante chiacchiere, tanti giocatori che dicono vanno, vengono, e quindi per noi addetti ai lavori finalmente si comincia, finalmente il campo, finalmente alleniamo, non vedevo l'ora e vediamo, speriamo che sia una stagione positiva per noi. Assolutamente, c'è un grandissimo numero di ragazzi, l'anno scorso avete chiuso la stagione in crescendo, non avete mollato, avete tenuto duro fino alla fine, quindi avete chiuso a ridosso della zona playoff e poi c'è stata anche la ciliegina della torta, insomma sulla torta della vittoria del campionato juniores, che sicuramente a testimonianza del fatto che state lavorando nella giusta direzione. Sì, sicuramente quella con la juniores è stata una soddisfazione grandissima, probabilmente la più grande della stagione, ma un'altra mia grande soddisfazione è, come hai detto tu, non aver mai mollato, essere riusciti ad arrivare alla fine del campionato con un entusiasmo alto e non fai 7 vittorie consecutive nel finale di campionato se non c'è un gruppo sano, un gruppo che sta lavorando bene, quindi speriamo di ripartire da questi presupposti per poter lavorare bene questo campionato. Ho sempre pensato che la squadra abbia un po' il carattere dell'allenatore e ti faccio i complimenti, perché insomma nella scorsa stagione ho visto una squadra che aveva fame, insomma come te, di mettersi in mostra e soprattutto di soddisfare il pubblico che in maniera numerosa viene a sostenervi.
Ti ringrazio, fanno piacere questi complimenti. Sicuramente sono un allenatore giovane, sono un allenatore che è solo all'inizio, quindi se non hai ambizione non puoi fare strada. E allo stesso modo voglio ambizioni dai miei ragazzi. Punto tanto sui giovani, proprio perché nei giovani vedo prospettiva, vedo ambizione, vedo voglia di arrivare, che sono, come hai detto tu, le caratteristiche che mi contraddistinguono. Quindi speriamo sia per me sia per loro di fare un buon percorso. Per quanto riguarda il campionato d'eccellenza alle porte, sicuramente a differenza degli altri anni non ci sarà un ammazza campionato, almeno è questo quello che sembra, e sicuramente non ci saranno squadre materasso, sarà un campionato molto più livellato. Io penso che andiamo incontro a uno dei campionati di eccellenza più interessante degli ultimi anni. Come hai detto tu, non ci sarà un ammazza campionato, ma ci sono diverse squadre che si sono organizzate, si possono perdere punti su tanti campi, quindi sarà secondo me un bel campionato. E allo stesso tempo, giù ad oggi che siamo a metà agosto, non possiamo dire una squadra che è più indietro rispetto agli altri, quindi penso che rispetto agli ultimi campionati visti quest'anno ci sarà da divertirsi, e per gli addetti ai lavori ci sarà da lavorare tanto, perché sarà un campionato molto difficile. Basket di Serie A1, la Molisana Magnoli a Campobasso comincerà a sudare sul campo il prossimo 21 agosto. Le ragazze avranno modo di conoscersi e di trovare la giusta sintonia sotto l'occhio attento di tutto lo staff in vista dell'inizio della stagione. I ragazzi del Calcio Cavallo, un gruppo nato per scherzo a Milano e composto da giovani molisani fuori sede, hanno portato ancora una volta il nome della nostra regione alla ribalta nazionale. Con la canzone Molisan, i ragazzi hanno voluto far conoscere il territorio molisano in maniera autentica. Vi auguriamo buon Ferragosto mandando in onda la loro ultima creazione. Sagre, riconosci i miei compagni tu dialetto, Molisana, questa terra mia, sono cresciuto proprio qua, tra campagne e piccole realtà, se non mi conosci, ti dico io la verità, ando a giro, giro e torno sempre qua, so campo a Sciarni, Sernine, venga a casa a Campo Marina, Iso Molisana. Fermo le svena frana, venga terra buiana, Iso Molisana. Sotto la rina, Iammatesa, Iva gli asci a Campitello Matesa. Sotto la traventa, Sesto Campano, io so giugata a carta pura Limosanna. Esco sola, fu passaggio va a scuola. I semafori mi savi, se blocca sempre mi fermi. Esco sola, mamma fritti paparoia, a colazione di campione, mo chi ci va a fatia. So campo a Sciarni, Sernini, tenga a casa a Campo Marina, Iso Molisana. So fermo le svena, frana, tenga a terra buiana. Capute se fa l'italiano e inizia a considerarlo molisano. Se non esiste allora noi chi siamo? Il principale prodotto dello sfottò italiano. Noi emigriamo, abbandoniamo terra di vecchi, di sole e di grano. Noi emigriamo, quando torniamo il treno più vicino ferma a Caivano. Io moli, coi dolori amori.
ferri per su gas da molici, lasciate fuori ma qua come già verise, per un turista chiama casa come ti, omori omori omolisi, molise se macise, ma se da lunedì, terra di monti e di mare, di nubi e di sole, ma viene a bere su molisi. Cosa da venna tu far, faccia salsa all'uparra, il principale prodotto dello sfotò italiano, due capra cotta, agnona rota, afro solonna, iso molisana, paglia a ievza, parisce in sembra cerce che pelliccia, iso molisana, sotto Sabina, San Martina, ora di ne faccia matina, iso molisana. È tutto anche per questa edizione del nostro TG Sport. Buon Ferragosto a tutti!